ed è successo ancora. Sentivo musica anche se non c'era, ed eri bella lì di fronte a me, tutte le luci puntate su di te. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi, sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere, ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore, che cos'è il mio amore. Io non lo so, non lo conosco, una creatura che si è persa nel bosco, un enigma, la sua risposta, il desiderio che diventa rivolta, un sole caldo che ti scalda le ossa, una scossa, questa musica. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi, sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere, ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore. Ti ho stretta forte mentre mi dicevi che non mi capivi, sospesi insieme sul filo sottile di queste paure. Ti ho stretta per non lasciarti cadere, ti ho stretta forte perché poi si muore. Ti ho stretta forte per farti capire che cos'è il mio amore, che cos'è l'amore. Io non lo so spiegare, che cos'è l'amore. Non lo so contenere, dove ci può portare, quando ci fa tremare, piangere senza parlare. Con molta prudenza, però se notate in sottofondo c'è una chitarra che su un disco recente, su un disco diciamo moderno, fa abbastanza scalpore. Sì, no? Sì, non viene ostentata più di tanto. Prediligono i computer. Roba elettronica. Esatto. Il disco nuovo di Cosmo, che è sempre uno molto avanti, la canzone si chiama L'abbraccio. Leggendo il titolo sul monitor qua davanti, mi viene in mente che la parola abbraccio nella mia vita c'è sempre stata, ma non è che io l'abbia scritta tante volte. Quante volte ti capita di scrivere la parola abbraccio, a meno che non devi mandare un messaggio abbracci, a qualcuno? Un abbraccio. Da quando ci parliamo attraverso i messaggini, WhatsApp, SMS, quello che volete, la parola abbraccio è diventata proprio di uso comune. Un abbraccio. Ecco, ti abbraccio mi piace, è un po' più affettuoso. Sì. Un abbraccio. Però è un po' abusata. Il diciamo. Peggiore lo dice Matteo Curto. Un abbraccione. O abbraccioni ancora peggio. Sai qual è che ti piacerebbe tanto? Sì. Ma mi auguro che tu non sia così veloce da reagire. Abbracciole. Perché vedi Linus? Che secondo me o bragiuole oppure carne peccetti con l'agnello. Ma ce l'hai sempre, sempre pronto, tu non ti preoccupare. Lui la carbonella ce l'ha sempre accesa. Perché Linus disprezza, ma come è noto, chi disprezza compra. Con il ragù, con bragiuole oppure carne peccetti con l'agnello. Dentro il ragù, fanno un ragù misto con le orecchie. Sì, basta adesso. Praticamente la chiamare la Valle della Pina, che lo fa benissimo. Dai. Praticamente è come se tu avessi un mixer con un canale soltanto dedicato alla Puglia. Sì, le puttanate. Sì. Il canale puttanate. Saluto gli amici pugliesi che ci stanno facendo pesare il fatto, beati loro, che nei prossimi giorni avranno 25 gradi, mentre qua ce ne sono 9 e piove anche, però c'è l'allarme vento. Sì.
Sì, Flavia, che dovrebbe... Flavia Vento, sì, sguinzagliata. Che è a Savellese. No, no, vai in vacanza in Puglia, Venticello, il bambino, quello di Bud Spencer, quello, e Terence Hill. Certo, quello certo, con certo. Quel piccolo problema, no, di flatulenza. I fascioli che egotiche, lui no. Ci dovrebbero essere 70 km all'ora di vento nei prossimi giorni. Sì. Ma magari non dappertutto, magari solo per qualche istante, però anche quello. Dico. Come sta Venticello? Il dottore ha detto che non è cosa grave, che si tratta di aerofagia. E che cos'è? Ah, le chiamano così. Ciao, vado via. Un acuto, eh? È un tenore. Sigla! Fatevelo voi. Vai con la sigla. Possiamo andare con la sigla? DJ, no, non lo fa partire. Chiama Italia. Bravo, Alex, non farlo. Ovunque sei, ti raggiungerà. Grazie! Grazie alla radiofrequenza. Quei belli busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina da Amalfi. Oh yes! E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione DJ Chiama Italia. Che poi, tra l'altro, parlando di meteo e parlando di condizioni climatiche, un saluto agli amici del Friuli che ieri sera, diciamo, sono stati svegliati o quantomeno sono stati disturbati. Leggevo stamattina un comunicato, possiamo un po' ironizzarci perché il terremoto era 12 chilometri sottoterra e quindi sì, non ha dato, diciamo, problemi a nessuno. Però ci si spaventa sempre. Leggevo un comunicato stampa che dice: la spallata è stata avvertita nettamente anche in Veneto, in Trentino Alto Adige e nelle confinanti Austria e Slovenia. Che rende molto l'idea, no? La spallata. Sì, tu uno cammini in mezzo a tanta gente e uno ti urta, pam, non succede niente, non cadi, però è una roba che ti spaventa, certo. Sì, in questo caso era da sotto, quasi uno sgambetto, sì, diciamo. Sì. Saluto il nostro fedelissimo amico Pippo da Pordenone, friulano doc. Dall'autore di Non parlare male di Napoli. Bravo, all'unisono. Che ha un cane e a volte penso anche che pure il suo cane abbia lo stesso accento. Sì, dice, certo. Ho un cucciolo di 6 mesi di Weimaraner. Apro una parentesi, auguri, perché è un cane bellissimo ma con un carattere abbastanza difficile, di nome Diego Armando Maradona. Vabbè, non so. Se lo chiami Diego Armando Maradona o se fai la sintesi, no, Dam, perché Diego sarà Diego, ora che arriva, come diceva la buonanima di Troisi, ora Massimiliano. Ho un cucciolo di 6 mesi di Weimaraner che si chiama Diego Armando Maradona, che ci sta facendo patire le pene dell'inferno, confermando appunto quello che dicevo prima. Però da ieri sera lo amo il triplo perché ci ha avvertito, sentendolo prima, che stava arrivando qualcosa di minaccioso, perché i cani sentono appunto queste vibrazioni, e il cane, sentendo questa cosa mentre loro guardavano la televisione, ha esclamato con l'accento napoletano, poi, capito? In 6 mesi già si è adattato. Pippo da Pordenone, che stava guardando Chi l'ha visto, ha detto: ma come? Chi l'ha sentito? Cosa c'era ieri sera in televisione? Chi l'ha visto? Poi c'era una cosa che ha visto Alex. C'era Mare Fuori. Mare fuori, poi su Canale 5 c'era una cosa sulla Sicilia. Maresciallo, Vanina. Un nome del genere, certo. Vabbè, certo, comunque, tutto è bene quel che finisce bene. Esatto. Questa mattina alle 11.30 ci viene a trovare praticamente l'ultimo ospite prima delle vacanze pasquali, Joël Dicker, che voi direte: chi è questo Joël Dicker? È un bel ragazzo svizzero-francese di Ginevra, autore di una serie di libri di grandissimo successo, fondamentalmente La verità sul caso Henri Kleber. Ah! Cui hanno fatto anche una versione televisiva, cinematografica, insomma. Prego. Sono Rosalba. È su piazza? Non lo so. Non lo conosco ancora. Mi piace Dick. A te ti piace il Dick? Che figo che è Dick. Battuta in inglese. L'ho sentita. È fighissimo, davvero figo. Sì. Ho il sospetto che sia molto più alto di noi. E fa niente. Però poi verifichiamo. Fa niente, a me piace l'uomo che mi sovrasta. Quanto sei alta piuttosto? Io sono alta 1,61. Piccolina. Allora. Ma nelle botti piccole. C'è il vino buono. Lambrusco. Sì. Perché sei frizzante. Bravo Linus. Vabbè, alle 11.30 insomma, e poi staremo insieme fino a mezzogiorno come sempre. Domani siamo ancora qua e poi, come già anticipato, non ve lo facciamo a tradimento, la prossima settimana ci prendiamo una piccola pausa. Ragazzi, vediamo che da certa età qui si lavora tanto.
e quindi dobbiamo anche imparare un po' a risparmiarci. Vado con la Corvette. I guess I should know by the way you popped your car sideways that it wouldn't last. So you're the kind of person who believes in making out once, love them and leave them fast. I guess I must be dumb, she had a pocket full of horses, Trojan and some of abuse. But it was Saturday night, that makes it alright. You see, what have I got to lose? And honey, I say, be a red Corvette. BBA much too fast. Be a red Corvette. You need a love that's gonna last. Guess I should close my eyes when you drove me to the place where your horses run free. When I saw all the pictures of the jockeys that were there before me, believe it or not, I started to worry. I wondered if I had enough class. But it was Saturday night. I guess that makes it alright. You say, baby, I ain't got enough gas. Oh yeah, leave it, come back. Maybe your mind's too fast. Yes, you are. Mi è venuta la voce di... succede, chi voleva essere Rosalba. La voce di Prince, mi è venuta la voce di Rosalba del Prince di Kiss, che sì, era sì. Che tutto era... acuto. Lavoravo part time in un Five and Dime. Giusto? Sì, five and sì. Dime, che vuol dire la stessa cosa, perché dime è la moneta da 5 centesimi. Sì, esatto. Okay. Quella che stai citando è Raspberry Beret. Ah no, Raspberry Beret. Sai che io sono malato. Sì, 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 ho confuso le due canzoni, bravissimo. Little Red Corvette, su Radio DJ, Prince, mentre sono le 10:17. Ragazzi, sono andata a un firmacopie di Joel Dicker a giugno, sono una sua fan e appena ho sentito che sarà ospite da voi, mi sono alzata dalla sedia dicendo... E in ufficio mi hanno guardata tutti molto strani. Anche perché voglio dire, molto umilmente è un figo tra i fighi. Quindi ecco, cioè un bel proprio. Sai, capito? Come quando tu vai a vedere i California Dream Man. Pensa che battuta anni 90. O i ragazzi italiani. O i ragazzi italiani, certo. Che venivano giù. Esatto. Messaggio da un ascoltatore pugliese. Avete presente che fine fa Dorothy nel Mago di Oz col vento? Se tutto ne vola ecco, via. Qui a Monopoli oggi. Praticamente la stessa situazione di vento. Ciao cari. Ciao, è già arrivato il vento. Ti do un piccolo consiglio pratico, anche geografico. Per stare un po' riparati dal vento, non devi stare negli spazi aperti come faceva Dorothy nel Mago di Oz, no? Sì, che certo. Poi più o meno è la scena del cazzo che ce ne frega, hai presente? Quella sì. Della vastità, era, sì. La vastità. La vastità non era quella. Non è il Mago di Oz, no, quello? No, quella è un'altra, adesso te lo dico. Vabbè.
Vabbè, non devi stare negli spazi aperti, ma nelle strade un po' più piccoline. Ti consiglio di andare in vicolo stretto. Benissimo. A Monopoli. Vabbè, perfetto. Perfetto. Madonna, che battuta di cui vergognarsi. No, ho messo la canzone di Prince perché stamattina sentivo il trio, sì, che parlava del Minnesota, o meglio parlava di questo quiz che si chiama Minnesota. È un, più che un quiz, un test attitudinale, ma neanche, sì, un test per sapere se tu hai l'equilibrio mentale, se giusto, se sei pazzo o no. Sì, per una ricoprire delle cariche importanti, sì, insomma. Cioè, se vieni bocciato vieni qua a Radio DJ, se vieni promosso puoi fare il magistrato. Questa è la sintesi, sì, di questo test che si chiama Minnesota. E mi sono ricordato che la capitale del Minnesota, o meglio una delle città più importanti del Minnesota, è Minneapolis. Certo, forse la capitale St. Paul. Sì, bravo, sì, la capitale due città, sì, le Twin City le chiamano loro, sono due città attaccate. Ma tornando a Prince, St. Paul fu il primo artista, si chiamava così, che cantò Nothing Compares to You. Una roba scritta da Prince, cantata da tale St. Paul. Lara St. Paul. No, uno era uno con dei begli occhioni azzurri. Vabbè, siccome Prince è di Minneapolis, nella mia testa appunto ho collegato tutto quanto, ma ho sbagliato il testo delle canzoni. Ne sentivo una, ne pensavo un'altra. Comunque, che cos'è il test Minnesota? È un test appunto che serve per capire se le persone sono equilibrate. Se ne parla molto, sì, in questi ultimi giorni, ma è un test che la comunità scientifica ritiene tuttora molto valido e che viene, come dire, utilizzato dagli anni 50, credo. Sì. È una serie di domande alle quali bisogna sempre rispondere vero o falso, o sì o no, che è praticamente la stessa cosa. Sono 567 domande. Sì, 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 tantissime domande, e se ne parla tanto adesso perché c'è la proposta di fare questo test ai magistrati. Sì. Siccome i magistrati hanno la responsabilità di infliggere o meno pene agli imputati, insomma. Tu dici il fatto che loro studino molto e si laureino o anche concorsi, sì, così, non esclude una loro eventuale non sanità mentale. Beh, ma sai, nella vita di una persona, certo, ci sono dei momenti, anzi a volte le persone più intelligenti, più istruite, certo, sono anche un po' più esposte, no? Sono anche un po' più fragili, sì, sì, da quel, certo, punto di, certo, vista, certo. Ed è importante sapere che queste persone siano equilibrate, tant'è che questo test dovrebbe essere allargato a tutte le persone che hanno, come dire, delle grandi responsabilità. Qualcuno in maniera provocatoria ha detto: ma perché non facciamo questo test anche ai politici? E non è, sì, secondo me, una cosa stupida, no? Perché è come se i malati dicessero ai medici: dovete fare un test per poterci operare, sì, ok? Sì. Ma allo stesso modo i medici possono dire: eh beh, certo, bisognerebbe farlo per dare l'accesso ai social, per evitare che la gente poi sbrocchi, ma ragazzi, e si comprometta. Finirà tutta questa cosa. finirà. No, sai cosa dovrebbe finire? La possibilità di commentare. Perché anche la persona più per bene, secondo me, prima o poi, almeno una volta al giorno, ti scrive viene una cattiveria, viene, certo, una stronzata di cui si pentirebbe se ti qualcuno viene glielo facesse notare. Ma questo è un discorso troppo alto. Ma com'è sto test? Che il test funziona così, appunto, 567 domande alle quali rispondere sempre o vero o falso. Esatto, oppure sì o no, ma si parte da cose più... Sono cose molto semplici. Allora, io qui ho fatto una campionatura, ne ho scelte, sì, un po', le sono divise per capitoli. Se voi volete sapere qualcosa sulla vostra ansia acuta, sui disturbi depressivi, sulla gestione, sì, della rabbia, ditemi voi l'ambito nel quale ci ansia vogliamo... Ansia acuta. Che è, okay, quella che provo sempre, diciamo. Allora, risponde prima Linus e poi Nicola. Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine. Falso. Falso. Lavoro sotto una forte tensione nervosa. Vero, vero. Ho disturbi di stomaco diverse volte alla settimana. Quello è il ristorante, però, non è, non vero, c'è, vero, anche questo, diciamo vero, dai. Ho però... il sonno agitato e disturbato. Vero. Vero. Raramente sento battere forte il cuore o mancare il respiro. Falso. Io falso. Quasi sempre sono in ansia per qualcuno o qualcosa. No, falso. No, dai, falso. Beh, comunque siete nei pressi dell'ansia acuta. Vogliamo vedere la depressione, depressione, visto che ci siamo. Depressione, dai. Mi scommetto che vince Linus. Mi sveglio fresco e riposato quasi tutte le mattine. Falso. Falso. Di solito sono malinconico. Vero. Falso. Dai. Mi manca proprio la fiducia in me stesso. Falso. Falso. Generalmente sento che la vita meriti di essere vissuta. Vero. Vero, dai. C'è qualcosa che non va nella mia mente. Falso. Vero. Falso. Della sua. Talvolta penso di essere un buono a nulla.
No, falso. Qui non ma scusa, ma se uno sa che da questo test dipende la sua sopravvivenza professionale, è chiaro che non risponde. Magari giusto. Non risponde in maniera sincera, no, però cioè, devono essere fatte in maniera incrociata. Secondo me cui... lo psicologo tiene conto anche di questo margine, sì, e sa certo, quali sono. Certo. La comunità anche, scientifica lo apprezza. Anche perché poi non è che sono solo queste le domande, sarebbe troppo facile. Volete qualcosa sulla gestione della rabbia? Dai, no, ti divertenti. Faccio sentire soltanto un pezzo di una canzone perché poi siamo già in ritardo. C'è uno che non supererebbe mai questo test. No, chi lo sa, magari sì invece. Che tanto tempo fa in una sua canzone ne ha inserito un paragrafo. Ti piacciono le riviste di meccanica? Questo, ti piacciono le riviste di meccanica? Poi questa, senti. Ti piacciono le riviste di meccanica? Vuoi bene a tua madre? Vuoi bene a tua madre? Che è una delle domande che c'è. Sì, lì. Certo. Che vuoi canzone bene a tua era? Fuori dal tempo. Fuori dal tempo dei Blu Vertigo, il cui cantante si chiama... Morgan, no, giusto per quelli che magari non ce n'è un'altra, senti. Ti piacciono le riviste di meccanica? Okay. Hai paura della morte, che è una delle domande che c'è anche lì, no, Matteo? Sì, mi pare di sì. Sì, e lì non si capisce se uno dice di no perché pensa, se ho paura della morte, pensano che sia depresso, uno scrive non ho paura della morte perché sono sprezzante. Niente, in realtà, l'inizio della fine. Linus, per te c'è il punto 20, molto raramente soffro di stitichezza. Beh, questo è tuo semmai. Molto raramente. il mio punto è il numero 16, lo vuoi leggere? A volte penso a cose così cattive da non poterne parlare. Cattiva ammazzata. È l'inizio cattiva. Della fine, anzi è la fine dell'inizio, come è il titolo di questa canzone. Canzone un po' nostalgica di qualcuno che evidentemente è cresciuto in questa bella città dell'Illinois, se non sbaglio, che si chiama Chicago. Illinois, giusto? Sì, Chicago, Illinois. Anzi, Illinois, la S finale non si pronuncia, e si dice Chicago, come ci ha insegnato Dan Peterson. Però appunto ne è un po' lontano e ne sente un po' la mancanza, al punto che, com'è l'usanza adesso, si mettono... I ragazzini si usa questa canzone su TikTok, usano questa colonna sonora nei loro
loro video e sotto la didascalia è Sei la mia Chicago. Cioè, ma anche in italiano questo? Sì, sì, e che sì. Cosa vuol dire? Sei la mia Chicago, riferito a una persona. Cioè, sei la mia città dei sogni. No, cioè, lui nel testo dice: io dentro la mia città mi sento libero di fare quello che voglio. Okay, quindi riesco a tornare a me stesso. Sei il mio posto preferito. Quindi you are my Chicago o in italiano? Sei la mia zona di... No, dice sei la mia Chicago in italiano. In italiano, in italiano viene detto. Che è quindi un po' inquietante. Che per noi, noi quando eravamo piccoli, se venivamo abbinati a Chicago, veniva fuori Renato Pozzetto. Sei Chicago, Chicago. Vabbè, io ho fatto il test Minnesota quando sono stato arruolato ufficiale in America, dice un ascoltatore. Il trucco è che le domande sono ripetitive, appunto sono 567 ed è un tempo limitato per rispondere. Quindi dopo un certo numero di ore, dopo un po' di tempo, cade il filtro e si risponde in maniera spontanea e si svela quello che realmente ti prendono per sfinimento. Senti quest'altro. Ciao, ho eseguito il test 3 volte in clinica. Vi assicuro che rispondere a queste domande ti sale dal profondo un pianto irrefrenabile. Sì, Marina. Perché sono molto intime. Caspita, ragazzi. Sono molto intime e non hai davanti una persona, no? Con la quale noi riusciamo sempre a mettere a costruirci un piccolo schermo, certo. Una maschera, sì. No, sei solo con te stesso e quindi alla fine ti viene fuori un flusso emozionale, come si dice. A proposito di flussi emozionali, prima appunto abbiamo citato Minnesota, Minneapolis, c'è una parola simile che è Mississippi. Avete mai calcolato i secondi con il Mississippi? Cioè? No. Allora, in Italia, quando tu vuoi calcolare i secondi in maniera più o meno corretta, sai che i secondi hanno una certa cadenza che noi tendiamo un po' ad affrettare, no? Perché noi diciamo uno, due, tre, è troppo veloce. Allora, per avere la giusta pausa, no, da noi si farebbe 1001, 1002, 1003. La versione americana di questa cosa è One Mississippi, Two Mississippi, Three Mississippi. Praticamente una parola, in questo caso una località, con 4 sillabe. Mississippi. Di dove sei tu? San Donato. Perfetto. One San Donato, two San Donato, three San Donato. Tu di dove sei? Di Roma. Roma dove? Roma Nord. Beh, one funziona. Roma Nord, two Roma Nord, three Roma Nord. E tu invece? Io sono di Paderno. Io non sono va di bene. Foligno. Di Foligno. Non lo posso fare. Però se uno è di Carugate. Certo, se uno di Vipiteno, certo. Siracusa. Sì. One Siracusa, tu Siracusa. Certo, mi è chiaro. Ci sta. Mi è chiaro. La canzone dei Banana Split, One Banana, Two Banana, Three Banana, Four. È troppo corta. È troppo corta. Sillabe. Siamo in viaggio per passare la Pasqua in Puglia. Ci augurate appunto buona partenza. Assolutamente sì. Come vanno i preparativi, Matte, per domani? In realtà non ci sono stati preparativi, perché i preparativi è preparare una valigia, una borsa, anche perché lì hai delle cose poi a Roma. Non ho niente. Per quanto lo spazzolino? No. Per no, quanti giorni starai? È bella settimana. Tutta la settimana? Sì. Quindi la valigia deve essere grande quanto? Tipo un trolley o una valigia più grande? È un trolley per un po' grosso. Ci starebbe nella cappelliera o no? No. In teoria, no. Voglio sapere. No, okay. È quello più grosso. Ok, accertata. Perché ti devi portare dietro? Mica... Perché fa caldo e freddo. No, fa pure freddo. Non si sa, piove. Non si sa bene. Una volta... Ma quando parti? Ecco, allora, la mia ambizione è ascoltare Aldo Rock dalla macchina. però guarda, facciamo così. Io ti do una dispensa papale. Papale te la do questa dispensa. Ti autorizzo a partire alle 11:25, okay. Ma solo perché così a mezzogiorno, quando finiamo con Aldo Rock, ti chiamiamo e vogliamo sapere questa prima mezz'ora come è andata. Se sei almeno a Melegnano. Voi siete degli intrepidi, cioè secondo voi... Io sono anche un monello, se vuoi. Secondo voi Aldo Rock vi lascia prendere parte del suo tempo per fare una telefonata a me, che non gli ho fatto neanche il caffè quel giorno? Secondo me vi ribalta... Vabbè, il caffè glielo fa Nicola con cinque tazzini in una. Sì, del veleno anche. Così alle 11:45 c'è già traffico, ti voglio dire questo. meglio così si sfoga. DJ chiama Italia. La canzone americana, la storia è andata all'aria. I sintomi post trauma sarà la marijuana a bruciarmi i ricordi, a volte ritorni.
sono vittima di un'amnesia. Sei nascosta dentro una poesia. Ti sfiorerà, ricorderà solo per sentirti ancora parte di un qualcosa. E so che non voglio tornare indietro, ma ti rivoglio. E nella radio una canzone americana, ogni parola è come un viaggio fuori strada. Non mi importa più di niente quando si tratta di te, quando si tratta di te. Balliamo un'ultima canzone americana sopra i pezzi di una storia andata all'aria. Non possiamo farci niente quando si tratta di te, quando si tratta di me. Ho bisogno di una storia perché ho perso la memoria. Non so come si ama, come si odia, non so dire una parola. Non mi è rimasto più niente attorno, solo un odio nella gola. Non mi sono nemmeno accorto, vivo nella paranoia. E scusa se non mi esprimo, non so che dire, non ho saliva. Sento il respiro che mi si ferma, dormo soltanto quando è mattina. Che casino che farò se ti ritroverò. E nella radio una canzone americana. I need peace, I need hope, I need guidance. I need more than myself. I need light, I need life, I need what I never felt. Sisters and brothers, I'm picking sides. And both of our mothers are terrified. And I'm crying. We'll be right back.
judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe. There must be a solution to the one thing. Che va in dedica a tutti gli ottuagenari che stanno ascoltando, nel senso di quelli che ascoltavano bella musica negli anni Ottanta, cosa avete capito? Poi se ci sono gli ottuagenari che ci sentono, meglio, esatto, dice, tanto ormai. Nome del gruppo, Nicola? ABC, ABC. Il cantante Martin Fry è un bello ottuagenario, no, non è un bello ottuagenario perché alla tua età e sta da Dio, ha avuto qualche problema di salute, lo ha superato. Ma chi te l'ha chiamato? L'ho guardato adesso. Però c'è scritto sui siti ha avuto qualche problema di salute. C'è scritto cancer che ha brillantemente superato e sta da Dio, lo vedi che è un bel signore. The Look of Love su Radio DJ, non puoi giudicare un libro da una copertina e quindi non puoi giudicare un amore dall'amante o uno sguardo dal buco. Può essere. 10:40 Radio DJ, DJ Capitalia fino a mezzogiorno. Matteo, mi guardi con un'aria come il bambino che vuole intervenire. Mi sono trattenuto perché oggi ho già giocato tutti i bonus, ecco. Quindi non posso, ho già venticello, le bragiuole, l'ottuagenario te lo lascio per un'altra volta. Senti, prima abbiamo parlato della spallata che qualcuno ha utilizzato per definire insomma la scossa di terremoto di questa notte in Friuli, che per fortuna non ha causato vittime. Un ascoltatore da San Daniele del Friuli dice: una grande spallata alla casa, come se fosse passato un gigante e l'avesse urtata e la casa in qualche modo per un istante si è mossa. Questo rende un pochino più i prosciutti appesi hanno dondolato per un periodo, tanto buonissimi quelli lì San Daniele, ma anche quello di Parma, ma per carità, anche il nazionale. E anche qual è il nazionale? Non avete mai chiesto il prosciutto nazionale? No, per me sono le nazionali, le sigarette. Prosciutto nazionale è una denominazione di un prosciutto più economico di quelli di grido, diciamo così, ma è un prosciutto italiano molto buono che viene dato nelle norcinerie. Quindi produzione nostrana, centro Italia, più o meno, norcinerie, centro Italia. Ma tu hai mai mangiato il prosciutto di Carpegna, per esempio? È molto buono anche quello. Molto buono. Io sono molto amato dai salumieri perché a me piace quella parte del prosciutto che non piace a quelli che se ne intendono, cioè all'inizio, quando è un po' secco, un po' asciutto. Proprio il contrario siamo. A me piace l'osso, la fine. Sì. Con la fine. Ma qualcuno ci deve essere per complementare. Quello è vero. È come il pollo. Lui non mangia la coscia. Io non mangio le cosce, non mangio le ali, mangio solo il petto. Come i bambini. Sei la mia città, molti ci fanno notare, ma anch'io ce l'avevo in mente questa cosa, ma non volevo citare Cosmo per la seconda volta in un quarto d'ora, insomma. Sì. Prima dicevi della canzone di Joe che dice appunto di Chicago. Mi fai sentire. Citandola come il luogo che lo fa star bene, e quindi una metafora per una compagna. C'è la canzone di Cosmo che si chiama Sei la mia città. Della quale a me rimane sempre impressa un'altra parte. Quale parte? La periferia? No, è il testo della canzone proprio che dice vengo dentro. Il test Minnesota lo fanno molti, c'è in molte categorie professionali, per esempio nel mondo dell'aeronautica, piloti, comandanti, assistenti di volo, insomma fanno questo test ogni 2 anni, fanno un primo test per entrare, per essere accettati, e poi viene ripetuto ogni 2 anni perché è importante che uno che sta su un aereo sia equilibrato, sia sano di mente, deve stare in equilibrio. No, proprio sano proprio tutto dall'altra. Il riequilibrio, quello che fanno sui voli di linea. Non so se hai mai visto. Sì, succede. Quando non c'è tanta gente, allora la si mette. Esatto. Prosciutto nazionale è sicuramente stagionato in Italia, ma la provenienza del suino può essere il mondo. Non per forza, aia, però. Però preferiamo. Però fa ridere che è nazionale e non è nazionale. No. È strano, sì. Il prosciutto nazionale è ottimo, è più salato di quelli del nord. Vedi, a me piace quando è un po' salato. Molto salato, sì. Evidentemente non hai problemi. Mio marito all'università, squattrinato, mangiava ogni giorno panino con il crudo nazionale perché era quello più economico. Buongiorno amici, avete mai provato il crudo di Cuneo a proposito di... Ma tu guarda un po' il ma quante cose ci dovete dire in una volta sola? Non sapevi del crudo di Cuneo? No.
No, davvero? Si giuro. Pensa un po' te. E dove si va a prendere? Non lo so. Ce l'ha, ce l'ha a casa il critico di televisione Aldo Grasso. Lui mangia solo prodotti crudo di Cuneo. Ti dirò, ho scoperto da poco che a Cuneo c'è l'aeroporto. Ah, vedi? Sì. L'ho scoperto l'aeroporto di Cuneo. Beh, l'aeroporto piccolo comunque. Però l'ho scoperto da poco. La gente però mormora comunque. Prosciutto di Cuneo no. Vabbè. Bene, basta, bene, va bene. Bene? Finito col prosciutto? Allora, c'è una webcam che ha acceso la luce lì e mi sta mandando fuori con di con quali testa. Intenzioni? Non lo so. Sì, non riesco a capire. Magari è un allarme. Ecco, infatti. Il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. Il cielo è blu. Molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci. Non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano. Sogni che si perdono in mare. Figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto. Vorrei andare via però la strada non porta a casa. Se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde. Sempre più verde. Sempre più verde. E il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu. Ancora più blu. Non mi sento tanto bene. Però sta già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave. Lo so, casa mia, casa tua. Che differenza c'è? Non c'è. Ma quale casa mia? Ma quale casa tua? Ma quale casa mia? Non c'è da fare. Mi manca la mia zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. Di alzare un polverone non mi va. Ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Il blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un Siamo infilati proprio in questo tunnel senza saperlo, senza renderci conto che questo è il momento in cui ti viene fame. Questo sì, è il momento molto, in cui molto, chi molto. Fa colazione, ricordiamo che la maggior parte degli italiani ancora non ha questa abitudine, cioè non fa colazione, uno a caso. No, io un buon di motta. Un buon di motta. Che cazzo di colazione tu è un buon di motta? Non hai fatto la buon di motta, buonissimo. Buonissimo. Ma che cazzo di colazione anzi, è? Anzi, vi devo dire. È buonissimo il buon di motta, ripeto. Ma non puoi fare colazione dillo solo due, col tre volte col che è molto io, buono. Io lo mangio tutte le mattine, tranne in questo periodo perché per via delle feste comandate, adesso sto mangiando la colomba. Questo è il periodo della colomba. Quindi tu a colazione poi mangi una fetta di colomba. Una fetta di dolce, mangi e basta. E ti viene fame dopo. No,
capito. Io reggo tranquillo fino a mezzogiorno. Non gli viene fame, come se io non andassi a mangiare con lui. Beh, mi viene mangia fame come un a pranzo. Lupo, e poi dopo il pomeriggio era pesante, hanno messo il burro e quello è l'olio. Ma tu mangi. C'è solo un posto dove mi succede questa cosa. Piantala. Colazione, no, l'ora colazione. E l'ora ci siamo. La maggior parte degli italiani non fa colazione alla mattina, quindi anche se hai fatto colazione molto presto o se non l'hai fatta per niente, a quest'ora c'hai fame. Viene molto. C'hai fame. E se arriva un fesso per radio, eccomi, che nomina il prosciutto, ovviamente no, la gente scrive soltanto tutti prosciutti d'Italia. Pensa se adesso che bello arrivasse una bella focaccia col prosciutto sopra. Appena tagliato, tra l'altro. Mamma mia. Appena tagliato. Molto bello. Niente, molto tu bello. Sapevi che esisteva il prosciutto di Sauris? No. Nemmeno no, io. Eppure no, a friulano. Sentire i friulani sì, che stanno scrivendo Sauris. È il più buono di tutti. È vero, il friulano è molto buono. Sauris Carnia, quindi siamo vicini alle montagne. Sì, insomma. Sì, friulano buono. Anche in Sardegna c'è un prosciutto ed è molto buono. Eia. Beh, c'è, buono, maialetto. Sì. Noi col maiale siamo proprio... sul letto di Mirto. Io sto qua e leggo soltanto. Vai. Se ne avete mandate, ragazze. Allora, fra le eccellenze italiane c'è il prosciutto di Trevico o Trevico, il comune più alto della Campania, nell'Irpinia più selvaggia. Quindi siamo nel centro della Campania. Buonissimo. Mi fido sulla fiducia proprio. Sì, buono, sì, certo. Sì. Ma come lo mangi? Tagliato fine? O tagliato io lo al mangio coltello. Tagliato fine, bisogna vedere com'è questo di Trevico, perché questi non ti piace qua tagliato al coltello? Mi piace anche molto tagliato molto al coltello buono, però sì, tagliato sì. Io la morte mia, diciamo, di bontà è all'osso, quindi la parte quando diventa piccolo alla fine sì. E tagliato molto sottile. Ma tu lo sai che quando io e te ce ne andremo sì? Delle nostre grosse chiappe faranno un prosciutto. Ma direi di sì, delle tue faranno un prosciuttone, delle mie insomma un prosciutto. Beh, vabbè, ma se continuano a chiedervi delle fette di quel prosciutto rimarrà poco alla vostra le famose morte. Tagliato fine. No, qui adesso abbiamo virato su Montagnana, provincia di Padova. Stanno scrivendo in tanti che c'è un prosciutto dolcissimo che arriva dal centro del che Veneto bontà. E potremmo andare avanti all'infinito, ma noi mettiamo una canzone che è ancora meglio, insomma. Yeah. Dolce come una fetta di prosciutto appena tagliata. My love, mine, all mine. Che arrivino le 11, perché per me le 11 sono una specie di diga, dopodiché si può cambiare completamente registro e argomenti, magari ci riorganizziamo, perché noi possiamo dire quello che vogliamo, non so. Uè, hai visto che la MotoGP ha comprato, anzi la Formula 1 ha comprato la MotoGP. No, il prosciutto migliore è quello che arriva dalla Sardegna, gliene frega solo di quello. Hai visto che rinnovano Inzaghi fino al 2027? C'è un posto che si chiama Talana in Ogliastra, dove c'è un prosciutto niente, sardo non... famosissimo. Niente da fare. Niente da fare, fra poco sarà le 11, ragazzi. Chiudiamo con questo che è molto bello. Qui in zona da noi, io sono di Trieste, c'è un altro prosciutto crudo molto famoso che è quello d'Osvaldo, che è molto conosciuto. Conosci, è ancora una piccola produzione. Papà, figlia, figlio, sai, quelle cose fatte in casa, sì? Tiratura limitata.
e non te lo danno tanto facilmente. Devi essere un po' così raccomandato, ben inserito, come si ben dice. Inserito. Il prosciutto crudo Osvaldo viene definito metodo asburgico, pensa a te. E siamo tra San Daniele, Sauris, i prosciutti crudi del Carso Triestino, quindi è una vera rarità. E c'è una barzelletta che gira tra il buon Giovanni Agnelli e Berlusconi. Max a Trieste. Ciao. E qual è la barzelletta? No! E qual è la barzelletta? No! Laureato in scienze della comunicazione. No! No, perché lui ha capito che io dopo le 11 volevo cambiare argomento. E quindi fa un teaser. Ci ha lasciato appesi. Bravo. Questo è il momento what the fuck. Sì, sì. Lui lavora a Netflix. Ma tu pensa un po', ragazzi. Comunque l'azienda è in via Dante 40 a Cormons, sì. Provincia allora, di Gorizia. Primo. Un mio compagno di classe era di Cormons. Cormons. Ottimi. Okay. L'arbitro Barbaresco era di Cormons. Cormons. Ultimissima cosa, i prosciutti italiani sono tutti buonissimi, ma siccome stanotte c'è stato il terremoto, oggi, solo per San oggi Daniele. Vale. I più buoni sono quelli friulani. Sì, solo sì, per oggi. Dai. Sì. Oggi sì. Una carezza. Anche il Dosvaldo. Questa comunque. È la carezza. Beh, friulano. Assolutamente. Dico anche il Dosvaldo. Anzi, se mandate, ma non per. Ma a me non piace quando il disgiochi. Fate conto che io sia Agnelli e che lui sia Berlusconi. Berlusconi con la, la barzelletta. La barzelletta. Ah, tra. Bravo. Poco. DJ, DJ. Tramonti quelli belli, pranzi quelli belli. Vorrei togliere internet agli ultra quarantenni che amano i gattini, che odiano i clandestini, che risolvono i complotti ma sbagliano i congiuntivi. Quelli che la colpa è tutta dei poteri forti e dei cantanti di oggi conoscono solo i gossip. I loro miti sono tutti morti, noi siamo ancora vivi come Vasco Rossi. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghiellaggio mostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, invece noi siamo un classico. La mia generazione dice che sti ragazzini non vogliono più lavorare perché sono pigri. Che stupidi, preferiscono sognare illudersi invece della paga nero per lavori umili. Dicono quelli che dopo il diploma hanno trovato un posto fisso ed hanno aperto un mutuo senza avere il babbo ricco. Adesso con un K prendi la stanza in affitto e il 110 lode vale meno delle cripto. Oggi si accusa il giovane di essere un fallito, dipendente dal telefonino. Sti vecchi che si fanno le foto all'aperitivo col botulino in faccia mentre bevono un mojito. La mia generazione cringe, pensa che giovani sono dei serial killer, ma da bambino al parco vedevo gli zombie come in thriller. Dovevo stare attento alle siringhe. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghiellaggio mostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, la mia generazione di mammoni. Diamo la colpa ai figli se qui mancano i valori, lasciandogli l'eredità del populismo, antipasto del fascismo, prosciutto e meloni. La mia generazione di vallette nude in tele, di pacche sul sedere che impennavano carriere. Mo quelle che si fanno l'only fan sono ricche. La mia generazione paga per farsi le pippe. Quelli che nascondono la fede sono nelle chat a fare i maci e dare i voti alle colleghe, tipo quella che al marito un anno che non si concede, poi dal capo peggio ci va con le calzarete. Cinquantenni che cercano tromba amiche, che si trombi in un quasi cadavere, tomba amiche. Di noi la storia dice che giovani abbiamo trasmesso solo l'epatite. Cantavo io vado al massimo, in un'Italia sul lastrico, che mentre si indebitavano e si tirava la cinghiellaggio mostatico. E ci hanno rapinato proprio bene, invece tu sei nostalgico. L'età che abbiamo è la stessa, ma siamo in guerra. Voi siete figli della serva, vecchi di merda. Invece noi siamo un classico, invece noi siamo un classico. Ci vuole spazio, sai, per la stabilità.
finché dura, prendi bene la misura, è solo sesso e architettura, scava dentro. Esattamente le 11. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio, comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Domani mattina da te che c'è l'eco? No, adesso non c'è. No, c'è ancora. Questa c'è un è la canzone su. Che verrà cantata hey, domani hey. Mattina perché c'è l'eco, chiedo. Ehi, hey, ehi, hey, è solo nel mio. Ehi, 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 ehi. Ehi, ehi, adesso hey. È andato via. Ok, perfetto. Cosa hai toccato? Niente. Ma sì, beh, io da qua posso avere il potere di mettere l'eco. Chi è che ha fatto la marachella? Qualcosa ci deve essere, però insomma. Si è sentito un tac sotto, sì, sì, ah, sì, però sì, saranno smanettando. Vabbè, stavo dicendo. Oppure la tempesta magnetica dell'altro giorno. Ancora adesso. La tempesta magnetica che ti parlavo. Questa è la canzone che domani mattina, più o meno a quest'ora, canterà Matteo mentre in macchina cercherà di raggiungere casa sua. Buon viaggio. No, perché lui dice: io voglio godermelo un po' il viaggio, voglio condividerlo con
tu a un certo punto sarai in coda, sì, rassegnato a San Lazzaro di Savena, e potrai scendere, salutare, ciao, ma tu sei Matteo con la radio, sì, foto, certo, ma no, ma non dire così. Lentamente, comunque c'è un, mi hanno dato un'idea, qua c'è un trucchetto. No, c'è un ascoltatore che segnala una cosa, ma non condividerla, allora, sennò poi lo fanno tutti. Non la dico, scusa, è una scorciatoia. Beh, a sto punto fai come quello della barzelletta su Berlusconi. Che però è arrivata, te la faccio sentire. Non è una barzelletta. Ti ho lasciato con l'acquolina in bocca, Più che barzelletta si dice storia vera. Sì. Durante un'intervista al buon Giovanni... Ve lo dico io, non è una barzelletta. In un'intervista Agnelli disse che lui era più importante di Berlusconi perché aveva il privilegio di ricevere un prosciutto d'Osvaldo ogni anno, invece Berlusconi no. Ciao. Cioè, quindi l'avvocato conosceva il prosciutto d'Osvaldo e noi no. E noi no, certo. Che smacco. Sai quanto prosciutto d'Osvaldo dobbiamo mangiare per arrivare alle conoscenze dell'avvocato? Torniamo per un secondo a Cremonini e torniamo per un secondo alla sua città d'origine. C'è la buona notizia che riguarda la Garisenda, la Garisonda, come dicono loro, sì, che è una delle due torri. Una delle due torri rimaste, perché nel 1100 più o meno, non la macchina, nell'anno 1100 grosso modo, a Bologna di torri come quelle ce n'erano circa un centinaio. Caspita. Ed erano da una parte guarda questa immagine che è ovviamente credo un disegno, spero, non so, non penso che sia una fotografia, erano da una parte utilizzate a scopi militari e anche come osservatorio per vedere quello che stava arrivando, ma soprattutto erano proprio veramente un... Sai quando si dice, non so, il gioco a chi ce l'ha più lungo, no? Certo, c'era questa origine fallica. La torre, cioè, quello è. Le famiglie di Bologna, i bolognesi sono famosi per tante cose, ma soprattutto per una caratteristica, a parte l'ospitalità, l'intelligenza, perché è una terra un po' di sboroni. Cioè... Il termine sboroni viene da lì. Uno sborone. Cioè, che gente cosa vuol dire? Piace fa sapere di essere benestante. Esatto. Perché se poi nella verità, per quello che posso dire io, sono tutti un po' braccini. Abbottonati, sì, sono abbottonati. Cioè, ne hanno tanti ma ne spendono pochi, sì, ma ci tengono comunque a far sapere che ne hanno tanti. E quindi a quei tempi tutti quelli che ne avevano si facevano costruire una torre che prendeva ovviamente il nome della famiglia. La torre degli Asinelli, che è quella di fianco alla Garisenda, quella altissima, non si chiama così perché ci legavano gli Asinelli, no, è il nome della famiglia che possedeva appunto quella Asinelli. Torre. Sì, e allo stesso modo la famiglia Garisenda si era fatta costruire questa torre. Sono rimaste soltanto queste due, che sono in fondo alla via principale appunto di Bologna, un incrocio con 4 o 5 vie che si diramano da quella parte. È ovviamente un simbolo che preoccupa se comincia a diventare pericolante. Certo. No? E quindi hanno transennato, hanno chiuso il traffico e non si sa che fine farà. Già la torre è stata accorciata tantissimo tempo fa. In origine era alta 60 metri, adesso è alta 48 perché appunto per il pericolo che cadesse tantissimo tempo fa l'avevano già segata di un pezzetto. La notizia buona di questi ultimi giorni, forse addirittura di questa mattina, è che quelli di Pisa, che avevano costruito delle stampelle, diciamo così, d'acciaio, insomma un'impalcatura che avevano appoggiato la torre di Pisa, certo, e mantenuto lì finché non si è raddrizzata con l'uso di alcuni tiranti, quelle stampelle, una volta smontate dalla torre di Pisa, che adesso sta benissimo, le hanno buttate, le hanno messe in cantina. Ah, che bello! Le hanno messe in cantina. Bello. Come fate voi con le stampelle se vi capita di comprarle, se vi fate male, no? Sì. A parte che si affittano. O cosa molto 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 tecnica, come fanno con i programmi televisivi quando pensano di rifarli, cioè un pezzo di scenografia. La scenografia è, la mettiamo via o la buttiamo? No, facciamo la conservativa e si tiene, certo, e si tiene, certo. si tiene e poi spesso si butta. Poi marcisce e si butta. Vabbè, per sicurezza, per un però po' viene mantenute, tiene, in certo. Questo caso le avevano mantenute, le hanno soltanto rimesse a posto, adesso le stanno lucidando, togliendo un po' di ruggine, ne verranno appunto attaccate alla Garisenda in modo che possa essere messa a in sicurezza e poi raddrizzata. Un'operazione che dovrebbe durare che un brutto annetto, però la cosa non che tantissimo. Guarda, la cosa che mi è rimasta impressa è che ce n'erano tantissime, quindi come dire vuol dire che il destino è segnato, perché non adesso quando noi siamo forse ancora vivi, non c'erano i mezzi per tenerle. Questo in è anche vero, sì, questo sì, è anche magari vero. Ci fossero stati i mezzi, questo non dico tutte, vero. Ma magari metà le potevano ancora conservare. Questo è vero, questo devo è vero. Dire che i disegni d'epoca, adesso ne stiamo vedendo alcuni, se per caso ci seguite dal canale 69 o su YouTube,
sembra veramente di vedere Manhattan. Sì. Cioè, sembra di vedere Hong Kong, no? Sì. Sembra di vedere Milano. No, ma no, ne hai, Milano non ce li ha. Però, tutti i palazzi. Però storte, tutte storte. Tutte un po' storte. Tutte storte, che è anche più il suo bello, no? Un po'. E quello non è in ball. Non è in ball per niente. Sono muri vecchi questi, è difficile. Difficile perché sono muri vecchi. Anche Serramento qua, bisogna. Che poi è cambiato anche quella gente. Serramento bisogna mettere posto. Che sono i russi? Che sono? Rumeno oppure Serramento Ball. Bisogna trovare questo bis. Che però tutto. Quelle torri lì, se tu le vai, se ci fai mente locale, no? Doveva essere un'operazione anche molto costosa realizzarle, no? Certo, impegnativo anche. Però poi non è che faceva parte della casa, perché non hanno finestre, non hanno praticamente nulla. È un cilindro molto molto alto, una specie quasi di ciminiera che avrà evidentemente una scala interna e qualche piccola finestrella per osservare. Era una casa, era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Sembra la mia prima casa. Quando io mi sono sposato tantissimi anni fa, la prima volta, ho comprato una villetta schiera, che però era praticamente come la Garisenda. Era una stanza per piano. Tu scherzi, più o meno una roba di questo genere. Facciamo chi ce l'ha più corto. Ti spiego questo. La tua, a piano terra, aveva il bagno? Sì. La mia no. Cioè, quindi proprio perché? Ti ho già battuto. Perché era cucina e sala. Bagno al primo piano. Bagno, primo piano, bagno piccolo. Due camera bagnetti. Da letto, camera da letto. Okay. Però era due piani? Tre, qua. Allora, partiamo da sotto. La cosa più importante, la tavernetta. Senza riscaldamento, solo col camino, senza riscaldamento. Non era una taverna, t'ho fregato, era una caverna. Esatto, box accanto alla taverna. Ok, anch'io okay? Sì. Poi, piano terra. Sala e cucina. Ok. Stesso zero piano bagno. Un po' sfalsati. No, stesso piano. Ma sfalsato. Che sfalsato? Io tutto sfalsato. In cemento armato, Linus. Che sfalsato. Sono primo piano, camera, bagno minuscolo. Okay. Mansardato. Sì. Uno spazio mansardato e un bagno che ho fatto io. Ma la mansarda finiva a 0 allora. Centimetri. Così. Va bene, fermati lì che adesso mettiamo una canzone. Merda. Ma perché la merda? Dai. Era. Ti propongo questa riflessione. Dimmi. Ti sei trovato casualmente, non era previsto da nessuna parte, a parlare della tua prima casetta che tu hai anche un po' rinnegato proprio nel giorno in cui ti traslochi a Versailles. Bravo. E non ti dico nient'altro. Stasera quando ti addormenterai tu ripensa a quella caverna senza riscaldamento. Esattamente. E dirai: minchia, guarda quanto strano ho fatto. Bravo. To be more.
scrivono tanti ascoltatori bolognesi che in realtà di torri a Londra ne sono a Bologna ne sono rimaste 24, ce ne sono ancora parecchie, solo che la maggior parte sono un po' piccoline, quindi non si vedono, oppure sono state addirittura inglobate in altre costruzioni, cioè c'è un palazzo che per un certo pezzo è torre. Sì, c'è la torre e la torre prosegue con un palazzo evidentemente costruito nell'Ottocento, non lo so quando erano un po' più di larga manica, con i piani regolatori. Sì, sì, 24 ce ne sono comunque in giro. E sulla Garisenda girò un video musicale Samuele Bersani, dice Lorenzo, sempre appunto dalla città Felsinea. Perché Felsinea sarà un'altra famiglia o qualcosa di questo genere. Oggi è giovedì, da parecchio tempo per colpa di Nicola non parliamo più di film. Non è vero, perché Nicola non vuole. Ma non è vero, ma è sempre colpa mia, ma figuriamoci. Ma no, cosa dice? Ma lei è pazzo, se ne vada. Per un po' di tempo in realtà semplicemente abbiamo smesso di andare al cinema. Sì, e quindi abbiamo perso anche questa abitudine di farvi o di farci a noi stessi da bussola, sì, in qualche maniera. No, e poi in effetti i film che escono raramente sono così importanti da attirare l'attenzione. La loro importanza quasi sempre si scopre in un secondo momento, no? Perché è un'epoca fatta di film un po' alternativi, sì, molto spesso anche molto belli comunque. Tu dici col passaparola. Col passaparola non è che uno ha scatola chiusa, è difficile, o esce il Barbie della situazione. Sì, sì, sì. Sai cos'è? Che è un po' finita tutta l'epoca dei film dei supereroi, sì, perché hanno raschiato tutto, veramente il fondo tutto, e anche tutto di più forse. È un po' finita l'epoca dei film d'animazione. Se mi posso permettere, sui supereroi manca colpevolmente Ernesto Sparalesto. Che è quello di ieri, di Svicolone. Svicolone, cioè tutti quelli non li hanno fatti, quelli di Hanna-Barbera è un buon filone, fateli, però sono un po' spiritosotti. No, oggi esce Priscilla, che è l'ennesimo film che racconta in parte la vita di Elvis Presley. In realtà il film è ricavato dal libro autobiografico che Priscilla Presley, insomma, in qualche modo ha scritto e firmato qualche tempo addietro, ed è firmato il film da Sofia Coppola, la figlia di Francis Ford Coppola, una delle attrici più giovani del mondo. Ricordiamo che Sofia Coppola, prima di fare l'attrice vera, prima di fare poi la regista, compare, mi pare, già nel Padrino, sì, ed è una delle bambine che vengono tenute in braccio, tipo battezzate sì, mentre c'era il massacro. Sì. Credo che sia la bambina che viene battezzata, è la figlia di Francis Ford Coppola. Ed è interessante questo film, Priscilla, perché racconta Elvis dal punto di vista di lei, quindi c'è la luce forte sul protagonista, sul protagonista che non è il protagonista del film, però su Elvis. E lei racconta un po' le zone d'ombra, cioè come viene trattata. Sì, lei racconta le zone d'ombra, ma alla fine comunque si capisce che ancora adesso l'ombra che viene proiettata da questo personaggio l'ha accompagnata per tutto il resto della vita. Cioè lei fondamentalmente sembrerebbe non sia mai riuscita a uscire da quell'ombra, no? Assolutamente. Ed è una storia curiosa, l'abbiamo già raccontata in qualche altra occasione. Elvis nel 59 viene mandato a fare il militare, sta un paio d'anni in Germania. Lui a quell'epoca c'ha tipo 24 anni, una cosa di questo genere, e conosce questa bambina che è figlia di un ufficiale americano di stanza, anche lui in Germania, solo che lui appunto ha 24-25 anni, lei ne ha 14, però è molto 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 carina e lui appunto le fa un sacco di complimenti, ma è una cosa molto platonica. Qualche anno dopo, quando entrambi tornano in America, lei nel frattempo ne ha 17. No, non hai capito, siccome l'ho visto perché l'ho presentato. Lui perché mi ha detto oggi esce Elvis, che ne so io, no, è Priscilla. Mi fa ridere perché lui fa una cosa ottocentesca, telefona al padre e dice a sua figlia ci penso io, guardi io vorrei chiedere la mano di sua figlia, ci penso io, provvedo io agli studi, faccio tutto io. E allora il padre si smolla, perché il padre insomma 14 contro 24 è una roba, poi 24 di uno spericolato, esattamente, oltre 27 esattamente, poi nel frattempo esattamente. Sì, lui a 17 anni le chiede la mano praticamente, poi la sposa credo a 21 anni, ma finché non la sposa, nonostante lei sia promessa sposa a lui, non la sfiora neanche con un dito. Esattamente. Non la sfiora, il problema neanche è che sfiora le altre. Questo è il problema. Non con un dito, con l'undicesimo. E lei, bravo. E lei inizia un po' a capire. La storia è una storia curiosa, però il film ovviamente deve essere anche molto interessante, così come era interessante. Se però voglio essere sicuro che non andate a vederlo, vi dico che non c'è la musica di Elvis.
Ah no, è vero. E non è una scelta artistica, ma è una scelta della casa discografica che detiene i diritti d'autore, le edizioni, non hanno voluto dare i diritti, però se vogliamo è anche più interessante, no? Perché rende tutto forse... Sì, perché Elvis diciamo che non è che ne esce proprio bene bene, nemmeno malissimo, perché poi a suo modo un po' la amava. Sì. Però non ne esce benissimo, se posso dire. Sì, ma non credo che i nipoti o i discendenti abbiano, diciamo, fatto eccezione perché non ne esce benissimo. No, probabilmente no, perché certo. Avranno chiesto talmente tanti di quei soldi. No, ma poi è una roba di Priscilla, perché è tratta dal romanzo e mi ha molto colpito il fatto che il romanzo è uscito nell'85, quindi ormai 40 anni fa, e dopo 40 anni hanno fatto il film. Nel film si sente per un pezzettino soltanto Love Me Tender, ma non si sente come una canzone che si sente nel film, si sente perché loro passeggiano per strada, c'è un bar e nel bar c'è un jukebox e dal jukebox appunto escono le note di quella canzone, ma soltanto per un piccolo frame. Sono le scorciatoie che facciamo noi quando mettiamo le canzoni. Sì. Gambe cortissime. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your nightfall, you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love, but now the day bleeds into nightfall. You're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being. So what you love to let my guard down and let you pull the rug. I was getting kind of used to being ma c'è un indennizzo che mi verrà riconosciuto prima o poi. Ascoltando Radio DJ avete appena sentito una bellissima canzone, poi è entrato un teppista e l'ha presa a manganellate. Scusa Lui, sappi che ho scelto io di mettere questa canzone e ti voglio tanto bene, ma mentre andava questa canzone ho letto il messaggio di un'ascoltatrice che ci scrive peraltro non da Cormano o da Cormons, ma? In Friuli, ma da Biarritz, che soltanto nel nome saremo un po' banali, un po' provinciali, però evoca posti meravigliosi, no? Dice ciao ragazzi, ma Joël Dicker da voi, ho letto tutti i suoi libri, divorati ogni volta in 2 o 3 giorni, mica sono 600 pagine, come anche l'ultimo che è appena uscito, ma è uscito lunedì,
un animale selvaggio, anzi lei lo scrive in francese perché evidentemente è di lingua francofona, un animale sauvage che mi obbligavo a chiudere per evitare di finirlo troppo presto. Non vedo l'ora di sentirlo da voi in diretta e sarà qui tra una decina di minuti. Però la discussione è partita perché ho chiesto ai miei pard ma Biarritz è Bretagna o Normandia, e ovviamente la risposta è Bretagna, che è quella parte in alto della Francia che però si sposta già verso la Spagna, è quasi al confine con i Paesi Baschi, sì. Ok, cioè in alto secondo noi italiani, ma sì, a nord della Francia. Se tu guardi la mappa della Francia, sì, è in Toscana, e no, è proprio quasi la Calabria, cioè è in basso a sinistra, sì, a sinistra confina con la Spagna, sì, loro la chiamano Nuova Aquitania, poi non so, beh sì, sono nomi medievali, esatto, ancora nuova. La Bretagna ed è partita appunto una piccola discussione mentre Luis Capaldi nel frattempo sotto regalava, sì, emozioni, e Matteo, insomma, è partito, e Matteo con è no, come perché, si può fare il bagno, no, perché ho visto ci stanno gli squali no, perché ho visto delle foto bellissime di questi cavalloni, a me piace fare il bagno quando il mare è mosso, c'era una foto anche di Paolo Cavallone, incredibile, che faceva il bagno e ho chiesto, questo è un posto famoso per il surf, sì, si può fare il bagno, l'acqua è fredda, bah, no, d'estate sì, no, ci sono, no, non è così, no, tu dici tu perentorio, ma non si può fare il bagno perché è troppo fredda l'acqua, ma no dai, d'estate sì, ma ci sono gli squali che ti mangiano, ma no, fredda, ma dai, a Biarritz hai mai sentito, per me dove ci sono i surfisti anche a Gaeta ci sono pure gli squali, ah, perché il surf li richiama, attira, li richiama, perché da sotto sembra una foca, bravo, va bene. Dio mio, arriverà un giorno in cui lavorerò con una persona normale. Vi ricordate Take Me to Church? No. Bellissimo. Allora poi ve la faccio sentire. Comunque il cantante è lo stesso di quella canzone, un simpatico cantante irlandese che si chiama Hozier. Questo è il disco nuovo, Too Sweet. Too Sweet in francese. It can't be said, I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me. Baby,
Radio DJ, è giusto anche ogni tanto ricordare che cosa stai facendo? Bidit. Addirittura rallentato. Sì, abbiamo scoperto l'arcano di prima, quando a noi sembrava di parlare con l'eco, ma voi non l'avete sentito da casa e avete pensato che stessimo impazzendo. No, c'erano prove tecniche di trasmissione. Sì, pensa che effetto, perché lo sentivamo solo noi. Sì. E quindi da casa non ho sentito perché c'è l'eco, perché c'è perché c'è l'eco, perché c'è l'eco. Dopo che abbiamo parlato del test, quello lì dei matti, della tempesta magnetica, che non dormiamo, della tempesta magnetica. Ciao. Ma dove erano a fare il test questi? In miniera? Dove? Lo so, forse al CED sopra, piano di dal sopra. Terzo al secondo piano. Sì. Vabbè, ma non è successo niente. No. Fa sempre specie che manutenzione o secondo, che qualcuno disponga della nostra vita. Sì, che no, questo è il battito d'ali di una farfalla. Bravo, no? Che causa Andrea Riposo ha battuto le ali. Chi erano Giorgino e Michele. Sempre Michele. Sempre loro, la che banda Bassotti. Che ringraziamo e sono bravissimi. Bravi, grazie. Di esistere. Stavo dicendo prima che il cantante di questa canzone che avete appena sentito, che è una canzone nuova, è un cantante di una canzone di cui magari non vi ricordate, ma che tipo 10 anni fa ha avuto un successo pazzesco. Che era, poteva era essere così bella questa, no? Voglio dire, ma perché devi rovinare tutto? Che bisogno c'era di cimentarsi, Matteo, con una... stai no, pronto a reagire come se parlassimo di Bracciole. Vai. Ok, può essere che questa canzone fosse la musica che accompagnava lo spot di una famosa marca di abbigliamento sportivo che annunciava il ritorno a casa del figlio il prodigo, cioè LeBron James che tornava a giocare a Cleveland. Potrebbe. No, è troppo raffinato. Sì, era una bracciola, me la trovavi subito. Immediatamente. E questa cosa dovevo trovare? Che... Niente. Quello spiego un'altra volta. Di lui che tornava, ma è impossibile. Vabbè, dai, abbiamo finito comunque per questa mezz'ora. Ci risentiamo tra qualche minuto in meravigliosa compagnia. Ci viene a trovare Joel Di Kea. DJ, chiama Italia. Perfetto se non ti ha fatto un po' male. Sì, siamo la stessa cosa come la droga e la pace. Cosa ti ha portato qui? L'amore è così, un film di Michel Gondry. Tu non sei un'altra ragazza, Billie Jean. Riportami lì, noi due abbracciati nell'edera. La chiami vita o no? Morire su una macchina nera, quando già maledetti la luna. L'amore è diventato una giungla. Ed è bellissimo dividerci la fine di un'era. È dolce come il bacio di Giura. L'amore è diventato più nulla. Oh no. E mentre cadono i palazzi, stupidi ragazzi, lasciarci sono gli ultimi ad amarsi. L'amore in un driving, l'amore in cristalli, corse di cavalli, un bacio a 100.000 orgasmi. Ancora 100.000 orgasmi. Ancora. Lessi su un libro la vita, uno scherzo di carnevale. Non era amore, non era piuttosto una strage. Come mai le nostre mani fallo e zitto? E noi mai che ci fermiamo sul precipizio? Dio no, non ci voleva così. E forse un giorno si vendica. La chiami vita o no? Morire su una macchina nera, quando già maledetti la luna. Mentre cadono i palazzi,
fuggi in Italia. Pistole in macchine in Italia. Machiavelli e Foscolo in Italia. I campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare in Italia, meglio non farti operare in Italia e non andare all'ospedale in Italia. La bella vita in Italia, le grandi serate e gala in Italia, fai affari con la mala in Italia, il vicino che ti spara in Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dov'è? Fuggi dall'Italia, elegante borsa Gucci, dall'Italia, Ferrari e Lamborghini, dall'Italia, è pieno di magrebini in Italia, come fascisti e razzisti al comando in Italia, ti cindi una canna, puoi finire in una gabbia, prendi una condanna che non vedi più tua mamma, dal 2024 al 2040, non è Chicago né Atlanta, ma siamo in Italia, paese dei corrotti della mafia, dove i tuoi soldi non sono sicuri in banca, perché da un giorno all'altro possono finire in tasca. Non è Renato Valanzasca che è in tasca, ma qua chi ci rapina sta in giacca e cravatta. Lo Stato ci discrimina soltanto per la faccia, lo sanno che una penna può far più male di un'arma. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Dov'è? Fuggi, c'è una guerra ogni giorno al telegiornale. Se fai soldi in Italia c'è contro tutti. Scendi in strada con gli amici a festeggiare, mani in alto puoi finire come Cookie. Per l'industria c'è una mente militare, Metal Jacket sembra un film di Stanley Kubrick. Dimmi ancora quante rime devo fare per sentirmi dire sei speciale. Quante rime devo fare per non finire a un talent, per non rubare, non spacciare, non sparare. Perdo la fede, è un reato federale. Peggio la rete o finire nelle retate, nelle mani sbagliate, alto la tortora. Una pioggia di lacrime color porpora, ti brucia la speranza, quindi bro, soffoca. Sei nato e morto qua, nato qua e morto qua. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. In Italia la versione 2024 di questa canzone, Fabri Fibra su Radio DJ giovedì mattina. In Italia e in 33 paesi al mondo ha avuto un grandissimo successo il primo libro e moltissimi altri che sono seguiti, di un ragazzo che arriva da Ginevra, che la cosa è un po' strana, insomma, no? Perché le patrie principali degli scrittori tendenzialmente sono, che ne so, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e qualcosa tutto il resto. Qualcosa di scandinavo, ma poca qualcosa roba. Qualcosa di scandinavo per sì. Un certo periodo, sì, hai ragione. Sì. Però questo scrittore è diventato talmente popolare che questa mattina addirittura è in Italia, yeah. E si chiama Joel Dicker. Ciao Joel. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto a Radio DJ. Grazie. E benvenuto anche alla Dolce Charlotte, che questa mattina avrà il compito di aiutarci in questa specie di intervista che faremo un po' in italiano, un po' in inglese e un po' in francese. La parte francese è appannaggio tuo. Sei emozionata, Charlotte? Sempre. Sempre, quindi da poco, visto che hai soltanto 19 anni. Quindi questa mattina è un giorno, è un giorno un po' differente. Allora, questo è il tuo settimo romanzo, giusto? Poi hai scritto anche delle cose più brevi. Io ho notato che tu alterni un romanzo scritto, diciamo, come se tu fossi in America, ambientato sempre in America, tendenzialmente nel Nord America, nel Maine, che tu ben conosci, è un romanzo invece scritto, ambientato a casa tua, cioè a Ginevra. Quindi questa volta, dopo Alaska Sanders, tocca tornare in Italia. Puoi rispondere nella lingua che vuoi. No.
Alors, vous écrivez donc. Bah, penso che abbia capito. Sì, giusto, per favore, perché ça se passe. Oui, no, il demandait, oui, oui, comment, quelle est la différence, quel est le lien entre les deux. Ce livre-là se passe à Genève, chez moi, dans ma ville, et c'est très particulier parce que je raconte ma ville, donc ma réalité. Mm-hmm. Et la grande différence avec les livres qui se passent aux États-Unis, c'est que quand un livre se passe aux États-Unis, il y a 6000 km entre moi à Genève et mon roman. Et là, quand mon roman se passe à Genève, je suis dans ma réalité et je dois arriver à oublier cette réalité pour être dans la fiction. Ok. Che quando adesso questo romanzo è scritto a Ginevra, la sua città, mm-hmm. e diceva che quindi è importante riuscire a uscire quindi dalla realtà per entrare nella finzione e viceversa, ecco, questo è l'importante. Cioè è molto difficile mettere della finzione in un posto dove tu vivi, io sì, credo. Sì, no? Molto difficile. Qui è ma realtà, c'è ma realtà. Sì, 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 sì. C'est tout le temps, je me dis, ah, mais c'est pas la fiction, perché c'est tutto la quello che tu ambienti in un posto lontano, che non è casa tua, è più facile. È certo. Tutta fantasia. Perché, sì. Perché Linus ha detto che tu conosci bene il Maine? Mes cousins. Aveva una maison dans le Maine. J'allais tous les étés. Avevano una casa i suoi parenti appunto in Maine, mm-hmm. E lui ci passava l'estate. Devo ambientare il mio prossimo romanzo a Cosenza. Sarebbe interessante, un giallo però. Un giallo a Cosenza. Però okay. È un giallo come lo scrive Joel, che è molto bravo a fare delle trame molto 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 intricate che ti fanno credere a un certo punto che tu hai beccato l'assassino, poi non è lui. Ah, ok. Poi hai capito che è un altro e poi non è lui, poi non è l'altro e poi era il primo forse. Okay. Senti, come si fa a scrivere, scusami, come si fa a scrivere una trama così complicata? È molto semplice, non conosco The Murderer, je ne connais pas le meurtrier. I don't believe you. Cioè quando tu cominci sì, non sai... Je connais pas le meurtrier, donc je ne sais pas qui c'est. Donc j'écris mon livre et je me dis, est-ce que c'est lui? Non, est-ce que c'est lui? Non. La seule chose que je sais, c'est que c'est forcément quelqu'un qui est dans le livre et qui est là maintenant dans le livre avec nous. Senti. Allora, innanzitutto ha detto che non conosce l'assassino. Sì, noi sì, l'abbiamo sì, dato. Sì. La sola cosa che sa, ha detto alla fine, è... Che ovviamente il personaggio sta nel libro, cioè, ma lui non conosce. Ah, cioè, è uno di quelli del libro, ma non sa qual è. Oui, parce que tu peux pas écrire un livre de 500 pages où l'assassin, à la fin du livre, tu rencontres ce personnage. Ça doit être un personnage qui est avec toi depuis le début. Sinon le lecteur dit, mais c'est pas possible. Non capisco niente. Sì, dice che non puoi scrivere un romanzo di 500 pagine e scoprire solo, incontrare solo alla fine il personaggio, l'assassino. E quindi è necessario che il personaggio sia con te dall'inizio del libro. Certo, allora, certo. Voglio certo. Credere che lui davvero, non, quando inizia a scrivere, non sa chi è l'assassino. Ma se lo sceglie verso la fine... Poi non ha paura che ci siano delle incongruenze, cioè che c'è qualcosa che non torna. Ma voglio vedere come gli traduci incongruenze. Juste la fin, les incongruences. Oui, comment si vous savez pas encore qui est l'assassin? Comment vous avez pas peur que à la fin il y ait des incongruences avec Si, mais attention parce que une fois que j'ai l'assassin, je relis, je corrige, je reprends. Una volta che sa, deve tornare indietro, riavvolgere e correggere. Una caratteristica, prima ti raccontavo che a casa mia questi libri ci sono tutti, con questo sono sette. E sono sette libri che si somigliano molto perché la grafica è la stessa, insomma, della casa editrice, ma perché hanno tutti lo stesso spessore. Cioè tu non fai mai libri che abbiano meno di 600 o 700 pagine. Sono tante pagine. Sì. Quanto tempo ci vuole? Deux ans de travail. Mais je me dis pas il faut que ça fasse 500 pages, c'est que chaque fois je me dis il va être court, le prochain sera court, mm-hmm. Et à chaque fois il y a 500 pages. Quando lui parte non ha deciso di quante pagine sì, fare, esatto. Potrebbe venire più corto esatto, o più lungo. No, si dice questa volta lo faccio corto, poi dopo alla fine arriva sempre lì. Volevo sapere una cosa, visti questi finali, colpo di scena, un finale, due finali, così. Mm-hmm. Lui quando scrive pensa già al cinema? Non, c'est impossible. Et surtout, on vit un moment où il y a beaucoup de séries télé, beaucoup de films sur des livres. Et moi, j'ai seulement un livre qui est devenu une série télé. Si. Et pourtant, tout le temps, j'ai beaucoup de producteurs qui me demandent « Ah, on est intéressé, on aimerait le faire. » Mais en fait, c'est compliqué à faire en série télé parce qu'il y a des allers-retours, etc. Et donc, beaucoup de gens me disent « C'est très cinématographique. » On voit le film quand on lit. Mais en fait, quand on essaie de faire un film, c'est compliqué.
Sì, dice che è molto complicato rendere i libri un film, una serie TV, e dice che è stato contattato da diversi produttori, eccetera. Ma per solo... scrivere appositamente per la tele? No, o non per forza, anche sì, penso sì, okay. dei suoi passati. Okay. Infatti diceva che solo uno dei suoi libri è diventato una serie TV. Sì. Però è molto complicato e molti dicono anche che quando si legge si vede, è molto stile cinematografico la sua scrittura. Bello. Il personaggio che ti ha fatto diventare famoso è il protagonista della trilogia di Marcus, no? Quanto c'è di te in lui? Perché lui è uno scrittore, ha più o meno la tua età. Je l'ai imaginé quand j'étais un écrivain qui n'avait pas de succès, j'ai imaginé tout ce que j'étais pas moi. Donc il est à la fois rien de ce que je suis, et en même temps, il est tout de moi, puisqu'il est une projection de ce que je n'étais pas. Donc il y a ce lien-là. Ok. Sì, quindi diceva che quando l'ha scritto ha cercato di scrivere tutto quello che non era lui. Quindi da un lato è lui, ma dall'altro lato, poiché non è tutto quello che è lui... È quello che lui vorrebbe essere, esatto. Forse un petit peu, assolutamente. Allora mettiamo una canzone e poi torniamo, perché si fosse appena posto in ascolto, siamo questa mattina in compagnia di Joel Doiker su Radio DJ. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. State ascoltando Radio DJ, siamo in compagnia di Joel Doiker che è con noi questa mattina. Sì, quello di Henri Quebert, perché bisogna essere un po' concreti. Che ha scritto quando aveva 27 anni. Sì, no, sì. Enfant prodige. Le uniche due parole in francese. E voilà. E voilà. E voilà. Realmente sì, certo. Ti faccio ancora una domanda sulla trilogia. Perdonate la mia ignoranza. Opera prima, questa, quella... C'erano stati degli scritti minori prima, no? Qualche libro più breve, credo. Sì, sì.
perché no, è il tipico caso di, no, diciamo, di opera prima in cui, no, sì, fai subito centro. Distribuito in 30 paesi in giro per il mondo, però voglio sapere che cosa ne pensano gli americani di questo libro che tu hai scritto, appunto La verità sul caso Eric Haber, ambientato in America. Lo hanno capito? Oppure è come noi italiani quando vediamo un film fatto dagli americani, che ne so, Enzo Ferrari, fatto dagli americani, insomma, noi guardiamo sempre un po' strano. No, c'était très amusant parce que quand j'ai fait la tournée de Eric Haber aux États-Unis, j'arrivais dans les librairies et les gens attendaient pour m'entendre parler. Et je commençais à parler en anglais, mais avec mon accent français, évidemment. Et les gens ouvraient le livre en disant « C'est une traduction !» Et ça m'a plu parce que les gens pensaient que c'était un auteur américain. Mm-hmm. È stato molto divertente perché quando sono andata in America per la tournée, giusto appunto, del mio libro, le persone che mi aspettavano pensavano che io fossi americano, e quindi quando poi dopo hanno capito che la mia era una traduzione, quella che avevano loro, sono rimasti sorpresi. Mm. Sì, perché secondo loro il mondo finisce esatto, con l'Oceano Atlantico, tutto il resto non esiste. Tutto il resto non esiste. Veniamo al libro nuovo. Il libro nuovo è ambientato a Ginevra, mm-hmm, comincia con la classica famiglia che tutti vorrebbero essere, mm, che tutti vorrebbero invidiare. Mm. Lei bellissima, lui innamorato, una casa meravigliosa sulle colline. Hanno il grano, perché hanno a Ginevra non esistono i poveri. Non li hanno ancora inventati. No, i poveri non ci sono. No, i poveri ci sono, perché c'è un piccolo quartiere, la vergogna di Ginevra. Attenzione. Con delle piccole villette a schiera. Attenzione. Dove abita una famiglia che però a modo suo è felice anche quella. Mm. Ma lui ha conosciuto lei, cioè lui di villetta schiera ha incontrato lei di casa ricca. E lui passa le mattine a spiarla con il cannocchiale e con il cane, giusto? Sì, questa sì, è la partenza del romanzo. Sì, sì. Questo è anche un po' il tema, se vogliamo, no? Del romanzo, da quello che ho letto anche nelle tue interviste, insomma, cioè questo mondo che ci costringe ad invidiare persone che non sappiamo poi veramente come sono. Mm-hmm. C'est les apparences. Et les apparences, il y en a deux. Il y a les apparences qui sont l'image qu'on donne aux gens, mm-hmm, mais il y a aussi l'image que les gens projettent sur nous. Et donc, dans ces deux cas, il y a un couple qui montre quelque chose qui n'est pas la vérité et un autre couple qui les admire et qui imagine quelque chose qui n'est pas la vérité aussi. Sì, quindi si tratta tutto di apparenze che sono due, le apparenze che gli altri hanno di noi e quelle che proiettiamo sugli altri, ecco. E quindi questo è un libro che tematizza questa cosa, e anche loro sono una famiglia che quindi dall'apparenza sembra invidiabile, però anche dall'altro lato chissà se effettivamente quello. Tu hai un buon rapporto però con i social, so che tu hai un profilo TikTok nel quale consigli anche i libri ai tuoi followers. Oui, parce que je crois qu'il faut aller chercher les lecteurs là où ils sont. Et maintenant, les lecteurs sont sur Instagram et TikTok. Et le but, c'est d'aller les chercher où ils sont pour les sortir de là. Mm-hmm. Sì, bisogna andare a cercare i lettori dove sono, quindi sia Instagram che TikTok. Ah, certo. E bisogna andare a cercarli per toglierli da dove sono, per tirarli fuori, diciamo. Giusto. Questo è interessante. Tu hai una specie di identikit di chi legge i tuoi libri? Più donne che uomini, sempre, probabilmente, perché le donne leggono. C'est ça que j'aime beaucoup quand je vais signer en librairie et que je vois le monde qui est là et qui sont des gens, des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes, parfois des très jeunes, des gens qui lisent beaucoup, des gens qui lisent très peu, et ça me convainc sur à quel point la littérature fédère les gens ensemble, des gens qui n'ont pas de lien commun et qui se retrouvent ensemble grâce au livre. Sì, alla fine mi sorprende sempre quando vado a fare firmacopie che ci sono anziani, giovani, chi legge poco, chi legge tanto, donne e uomini, ma alla fine è la letteratura che ci unisce tutti. Che ci unisce. Scusami Linus, prego. Piccola parentesi autoreferenziale, sono molto emozionato perché Alessandro Farolfi capisce tutto. Però, essendo, guarda, francofono. Ti può essendo... fare piacere sapere che al 90% capisco anch'io, ma perché lui parla un francese molto, sì, molto educato. Già che stiamo parlando di francese, voglio sapere se i francesi lo prendono in giro per la sua pronuncia svizzera. Le français de... No, il vous demande si les français vous rigolent de vous parce que vous avez une prononciation. Se esiste ancora la faccenda delle barzellette. I francesi prendono in giro i belgi. Ah, i belgi, sì, è vero. Sì, i belgi, ma il y a pas l'accent, mais
des mots. Il y a des mots en français de Suisse. Les paroles. Ok. In Svizzera, in francese di Svizzera qui non esiste. Ma vale anche per gli italiani. Deluxe, anche per gli italiani. Okay. Allora, l'inizio del libro, come capirai, ho letto appunto le prime pagine perché il libro è uscito l'altro giorno. Comincia all'alba perché lei si sveglia molto, molto presto e questo guardone, tra virgolette, è sveglio prestissimo anche lui. Io so che però anche tu ti svegli presto, è vero? Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que le matin tôt, les heures comptent double. Et le matin tôt, quand tout le monde dort, l'impression que le monde nous appartient plus. Ho l'impressione che al mattino le ore valgono il doppio, ecco. Certo. Quindi il mondo ci appartiene di più al mattino. Certo, però lui è un ragazzo giovane, un bel ragazzo, avrà una vita sociale anche. Cioè, svegliarsi alle 4, come lui dice di fare, sì. Abitualmente prevede che tu vada a dormire presto. Tôt, mais pas trop tôt, parce qu'après j'ai ma femme qui me dit « Non, t'es chiant, j'ai envie d'aller dîner, etc. » Donc je dois aussi sortir un peu. Ok. Presto, ma non troppo presto, anche perché mia moglie mi dice « No, dai, usciamo piuttosto a cena stasera. » Senti, come si costruisce questa trama? Da cosa è l'idea di partenza di questo racconto? Dove l'hai avuta? La première idée, c'est Genève, de raconter une histoire qui se passe à Genève. La deuxième idée, c'est le braquage, parce qu'il y a aussi un braquage, une bijouterie est braquée, et ce roman raconte l'histoire de ce braquage. La prima idea è Ginevra e invece la seconda è l'idea della rapina. Mm-hmm. È vero che ti ricordi 50 numeri telefonici? Anche questa è una cosa che ho letto da qualche parte. No, quand j'étais petit. Tu hai una grande memoria. J'ai une bonne mémoire, mais je disais ça pour dire que aujourd'hui je me souviens de un numéro de téléphone et que avant on se souvenait de tous les téléphones, maintenant on a tout oublié. Sì, quando ero bambino effettivamente me ne ricordavo 50, ma ormai me ne ricordo solo uno. E vogliamo sapere qual è? Quello della fidanzata, l'ho detto. Fidanzata di tua moglie? Oui, oui, c'est le sud de ma femme. Che anch'io comunque, tu ti ricordi un altro? È ovvio. No, no, io mi ricordo anche il tuo e anche quello di Alex. No, io ho buona memoria. Io il tuo non me lo ricordo. Ma perché sei un pirla. Allora, il libro si chiama Un animale selvaggio, è il settimo romanzo, nonché quello più nuovo, di Joël Dicker, che era con noi questa mattina. Grazie, sarò molto piacevole. Grazie, grazie mille. Grazie, bocca al lupo grazie e grazie anche a Charlotte. Noi ci risentiamo domani. Grazie. Ciao. DJ, chiama Italia.